ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre il nostro corpo alla morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Infatti noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale, di modo che la morte opera in noi, ma la vita in voi. Siccome abbiamo lo stesso spirito di fede che è espresso in questa parola della Scrittura, ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo, perciò parliamo, sapendo che colui che risuscitò il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci farà comparire con voi alla sua presenza. Tutto ciò infatti avviene per voi, affinché la grazia che abbonda per mezzo di un numero maggiore di persone moltiplichi il ringraziamento alla gloria di Dio. Padre, ti rendiamo grazie con questa sera. Padre Santo Celeste, con la potenza del tuo Santo Spirito, parlaci questa sera, Signore, gloria a Dio. Parlaci, Padre, perché abbiamo bisogno che tu ci parli attraverso il tuo messaggio. Grazie in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Gloria del Signore, alleluia. Su questa terra veniamo, alleluia, stiamo di passaggio. Gloria al nome del Signore. Tutto dobbiamo abbandonare in questa terra. Gloria al nome del Signore. Di quelle cose di questa terra, di cose di questa vita, a noi non ci interessano. Gloria a Dio, perché siamo nuove creature in Cristo. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Dice Gesù: chi crede in me ha vita eterna, passerà dalla morte alla vita. Gloria al nome del Signore. Il credente, il cristiano, ha questa confidenza. Gloria al nome del Signore. Alleluia. La nostra cittadinanza, alleluia, dice Paolo, è nei cieli. Gloria al nome del Signore, dove Gesù Cristo è seduto alla destra di Dio. La nostra cittadinanza, gloria a Dio. Ma per andare in questa cittadinanza celestiale, gloria a Dio, bisogna, alleluia, purgare qua i peccati. Gloria a Dio, il purgatore è qua sulla terra, bisogna qua scontare i peccati. Gloria al nome del Signore. Se abbiamo sbagliato verso qualcuno, chiediamo perdono, perché Dio è amore. Gloria al nome del Signore. Ma quando veniamo tribolati, dice Paolo, veniamo perseguitati, maltrattati, perpressi, distrutti, gloria a Dio, perseguitati, abbandonati, ma Gesù non ci abbandona, perché Gesù è con noi. Gloria al nome del Signore, egli ci dà la forza, la gioia, la pace e l'amore. Gloria a Dio, alleluia. Nessun altro ha pagato il prezzo. Gloria a Dio, non ha pagato un prezzo un santo, alleluia, che sta qui sulla terra. Gloria al nome del Signore. Gesù Cristo ha pagato il prezzo a prezzo di sangue. Egli ci ha comprato, ha fatto figli. Gloria al nome del Signore. Dice ancora che ci ha fatto re e sacerdote del Dio Altissimo. Gloria al nome del Signore. Che privilegio ci ha dato Gesù Cristo, essere sacerdoti suoi. Gloria al nome del Signore. Quanti falsi, alleluia, sacerdoti ci dicono, quanti falsi profeti, quanti falsi, gloria al nome del Signore, che si chiamano giudei, gloria al nome, non lo sono, gloria al nome del Signore, alleluia. Si è persa tutta, alleluia, la fragranza, si è persa tutto l'amore, la carità, gloria al nome del Signore, alleluia. Non esiste più la chiesa, alleluia, primitiva, dove si riunivano nelle case con un pari sentimento, gloria a Dio. Nell'umiltà, nell'amore, non c'è più, gloria al nome del Signore, perché si sono sviati, gloria al nome del Signore. Ci sono certi che prendono la parola di Dio alla leggera, gloria, questo mi conviene, lo faccio, questo no, non mi conviene, strappiamola, gloria al nome del Signore, alleluia. Guai a coloro che aggiungono gloria al nome del Signore e tolgono, guai, dice la parola di Dio, gloria al nome del Signore, alleluia. Ma noi veniamo esposti ogni giorno, dice Paolo, gloria a Dio, alleluia, ogni giorno veniamo esposti alla morte. C'è sempre, alleluia, il nemico alle carcane, dice solo che il nemico va girando, alleluia,
stessi che si chiamano fratelli veniamo attaccati. Gloria al nome del Signore. Ma noi diciamo allontanati nel nome di Gesù Cristo nostro Signore, allontanati da noi, perché noi vogliamo servire il Dio, alleluia, nostro. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Gesù ha dovuto dare la vita per ognuno di noi. Gloria a Dio. Egli che stava in cielo insieme, alleluia, alla gloria, insieme ai cherubini, ai serafini. Gloria al nome del Signore. Ma ha visto questo peccato. Gloria al nome del Signore. L'uomo non aveva più, gloria al nome del Signore, vita sulla terra. Gloria a Dio. Ma Gesù agli ossi all'inghiere dice la sua parola, alleluia, per vivere insieme all'uomo. Gloria al nome del Signore. E dice che la parola si è fatta carne ed abitata in mezzo di noi. Gloria al nome del Signore, pieno di sapienza. Gloria al nome del Signore. Meno male che ci abbiamo Gesù. Gloria al nome del Signore. Meno male. Gloria al nome del Signore. Alleluia. E Paolo amava Gesù, amava l'opera di Dio. Gloria al nome del Signore. Camminava nelle vie di Dio. Alleluia. E gli dice che fu imprigionato per il nome del Signore. Andò a predicare il Vangelo a Roma e lo presero e lo misero in carcere. Gloria al nome del Signore. Ma Grado dice che passava le pene in carcere, scriveva lettere ai fratelli per incoraggiarli. Gloria al nome del Signore. Alleluia. È bello ricevere una lettera. Gloria al nome del Signore. La lettera di incoraggiamento. Gloria a Dio. Ma la lettera più bella è quando lo Spirito Santo, alleluia, parla. Gloria al nome del Signore. Che bella lettera abbiamo. Gloria a Dio. Abbiamo una lettera vivente. Gloria a Dio. In mezzo a noi abbiamo la Sacra Scrittura. Gloria al nome del Signore. Alleluia. E tutti la rigettano. Prendono solo quello che vogliono. Gloria al nome del Signore. Gloria al nome del Signore, prendere esempi. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Non fatevi tesoro sulla terra. Gloria al nome del Signore. Ma fatevi un tesoro nei cieli. Dice la parola di Dio. Facciamoci un tesoro nei cieli. Abbandoniamo tutto. Gloria al nome del Signore. Questi tesori lasciamoli stare. Ci sono tanti tesori che attraggono. Alleluia. Anche il credente. Gloria al nome del Signore. Alleluia, quante pietre preziose vanno girando, gloria, quante monete, quante, gloria al nome del Signore, oro va girando, gloria al nome del Signore, con questo oro, vedevo alla TV, gloria al nome del Signore, presero dei ragazzi con dei lingotti d'oro, gloria a Dio, che cosa dovevano fare con questi lingotti rubati, gloria al nome del Signore, dovevano venderli, alleluia, coloro che, alleluia, ammodellano i lingotti e fanno un tempo, magari fanno qualche bracciale, qualche orecchino, magari facendo quel pezzo vengono, alleluia, con un martello si battono e cominciano a bestemmiare. Gloria al nome del Signore, quell'oro viene contaminato. Gloria al nome del Signore, c'è tanta gente che compra cose estranee. Gloria al nome del Signore, alleluia. Ma bisogna spogliare, dice Paolo, alleluia, l'uomo, gloria al nome del Signore, bisogna spogliare o togliere, gloria a Dio, quello che dispiace al Signore, gloria a Dio, alleluia. C'è un prezzo da pagare, cari fratelli in Cristo, se vogliamo entrare nel regno dei cieli. Gloria al nome del Signore, alleluia. C'è un grande prezzo, qui si parla prezzo di sangue, gloria al nome del Signore, alleluia. Che esempio perfetto è Gesù. Gloria al nome del Signore, alleluia. Questo Gesù che ha dato la sua vita, che prezzo ha pagato, gloria al nome, se non c'era prezzo, gloria al nome del Signore. Dice Pietro, non coloro e non argento sono stati riscattati, ma con il sangue prezioso di Gesù Cristo, riordinato prima della fondazione del mondo. Gloria a Dio per noi, gloria al nome del Signore. Gesù ha pagato per te e ha pagato per me. Gloria al nome del Signore, alleluia. Dicevo oggi che quando Giovanni scrisse, stava lì nella visione, nell'Apocalisse, gloria a Dio, allora vide un libro, alleluia, e colui che sedeva sotto una vela questo libro, gloria al nome sigillato, gloria al nome del Signore, alleluia, la condanna per quelli, alleluia, che non fanno la volontà di Dio, che non camminano come Gesù camminò, alleluia.
alleluia, sanno scritto nel libro. Il Signore ogni giorno scrive alleluia su di noi. Se noi chiediamo perdono, Egli cancella il peccato, cancella al nome del Signore. Alleluia, ancora la grazia è aperta. Parliamo del Vangelo, gloria al nome del Signore. Ma quando la grazia non ci sarà più, gloria al nome del Signore. Il Signore ti tirerà da sulla terra lo Spirito Santo. Gloria a Dio, che fine farà l'uomo? Gloria al nome del Signore. Ma noi predichiamo l'Evangelo, gloria a Dio. Alleluia, Paolo dice che l'Evangelo è potenza di Dio per colui che crede. Gloria al nome del Signore. Alleluia, bisogna essere ripieni dello Spirito Santo, gloria a Dio, e bisogna essere nell'unione, gloria a Dio, uniti con un pari sentimento, gloria a Dio. La chiesa degli Atti degli Apostoli erano lì ad aspettare, gloria a Dio, si aspettavano lì a Gerusalemme, non si muovevano, non andavano a destra e a sinistra, gloria a Dio, stavano lì perché, alleluia, era la promessa che Dio aveva, alleluia, ordinato di ricevere su di loro lo Spirito Santo, la potenza dello Spirito Santo. Gloria a Dio, oggi non si chiede più al